insieme con tanto entusiasmo, con tanta voglia di vincere, per poter portare avanti il nostro programma di governo, un programma chiaro, semplice e snello, che parte dalle famiglie fino a passare dalle imprese ai lavoratori e anche toccando tutti i problemi che attanagliano ormai il nostro paese da più di 2 anni. Si è presentato compatto il centrodestra, ognuno con il suo simbolo ed il suo manifesto, ma tutti dalla stessa parte. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati hanno presentato così ad Arezzo i candidati della coalizione che il prossimo 25 settembre si presenterà alle urne. In quota Lega c'è Tiziana Nisini, candidata all'uninominale per la Camera. I problemi di oggi sono i problemi di tutti, su cui noi dovremmo lavorare portando avanti anche quei correttivi, portando avanti quelle migliorie che non è stato possibile farlo in questo governo molto spesso per ideologia. Noi siamo dalla parte delle imprese, noi siamo dalla parte dei lavoratori, noi siamo dalla parte dei lavoratori autonomi, del terzo settore, delle associazioni e puntiamo tutto sulla famiglia e sul futuro dei nostri ragazzi. Questi i temi della campagna elettorale, anche se la sfida principale resta quella all'astensionismo. Noi dovremmo fare un porta a porta, dovremmo parlare proprio con gli indecisi, non solamente parlare con quelli che già sanno quello che dovranno fare. Noi dobbiamo parlare con queste persone che si sono allontanate dalla politica e lo dobbiamo fare come facciamo normalmente, come chi come me è stato amministratore locale. Noi abbiamo candidato tanti amministratori, da consiglieri provinciali, assessori e sindaci, proprio per impostare la politica in un modo diverso, una politica in mezzo alla gente, per ridare fiducia come l'abbiamo ridata nei comuni che abbiamo vinto e che continuiamo a vincere. Nelle liste del centrodestra ci sono infatti i nomi di numerosi amministratori locali, come quello del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, nel listino della Lega al Senato nel collegio plurinominale. Una candidatura dell'ultimo momento si potrebbe anche definire, ma non per questo una candidatura non dignitosa. È un modo che ho accettato anche per misurare la bontà di questa mia esperienza amministrativa, di cui 17 anni sono stati occupati per essere all'opposizione, consigliere comunale, e 8 invece, gli ultimi 8 invece alla guida del mio comune. Quindi diventa anche un modo per testimoniare che i sindaci sono anche di centrodestra, sono sindaci direi anche del buon governo, perché sono tante esperienze dove c'è stato un cambio di guardia e il cambio di guardia ha giovato ai cittadini. Quindi mi sono messo in gioco anche proprio per questa mia esperienza, che secondo me, ecco, è una novità anche nella politica, perché molto spesso, insomma, i sindaci se ne parla molto bene, ma prima delle candidature, poi nel momento delle candidature i sindaci possono rappresentare anche magari un ostacolo piuttosto che qualcosa in più.